Buon pomeriggio a tutti i lettori e a tutte le lettrici di Vidi Casa Giove. Siamo all'interno della nostra redazione con l'assessore ai lavori pubblici Antonio Ferraccia. Buonasera. Allora, assessore, dall'ultimo incontro che abbiamo fatto prima di Natale, abbiamo parlato di tante cose che riguardavano il comune di Casa Giove. Siamo di nuovo qui per, diciamo, informare i cittadini di tutte le problematiche e di tutti i vari sviluppi e dei vari progetti che si stanno svolgendo all'interno del territorio di Casa Giove. Io vorrei partire con il progetto della banda larga. Allora, sappiamo che il territorio di Casa Giove è stato tra i pochissimi in tutta la Campania ad aver completato le opere previste per quanto riguarda questo progetto. Ci può dire a che punto è questo progetto, assessore? Allora, la Tele sostanzialmente sta portando avanti questo progetto con finanziamenti strutturali europei su tutto il territorio nazionale. La Regione Campania ha interessato pochi comuni che hanno aderito immediatamente a questa tipologia di intervento, tra cui il comune di Casa Giove. In totale, tra un elenco di circa un centinaio di comuni, quelli che hanno realizzato le opere, quindi sostanzialmente sono terminate le opere, sono 11 e rientra anche il comune di Casa Giove. Perché? Perché questo? Perché all'epoca ci fu chiesta la collaborazione, ci siamo attivati in tempi certi e quindi abbiamo dato la disponibilità con le dovute autorizzazioni per poter fare poi tutti gli interventi edilizi sul territorio stesso. Questo ha comportato che tipologia di cose da fare? Cioè, in pratica è stata messa a terra, quindi posta in opera la fibra ottica, sostanzialmente la fibra ottica, che permetterà a tutti i cittadini, che chiaramente poi faranno contratti, immagino, cose del genere, di poter utilizzare lo strumento informatico, quindi la connessione ad internet, con delle velocità notevolmente superiori rispetto a quelle attuali che abbiamo oggi sul territorio stesso. Inizialmente abbiamo dato, oltre a quelle che erano le strade che erano ritenute necessarie da parte della Telecom, un intervento, anche degli obiettivi che noi riteniamo strategici ai fini della protezione civile, quindi ritenevamo opportuno far sì che anche lì ci fosse la predisposizione per avere questo tipo di connessione. E quindi stiamo parlando della protezione civile, abbiamo fatto interventi sulle scuole ritenute di importanza prevalente in caso di una calamità qualsiasi. Nell'ultimo periodo ci è stata la possibilità, anche grazie alla collaborazione del direttore dei lavori che ha seguito un po' tutte le opere, l'architetto Nicola Melò, che è di Casa Giove, chiaramente, quindi una persona conosciuta che si è messa a disposizione dell'amministrazione, per cui abbiamo chiesto la possibilità di poter estendere questo tipo di intervento anche ad altri edifici, anche se non strategici, ma comunque di importanza rilevante, come è il quartiere militare borbonico. Quindi abbiamo portato la connessione al comando vice, quindi estendibile al quartiere militare e sostanzialmente a tutte le altre strutture scolastiche del territorio stesso, quindi parliamo della scuola di Filippo, della Rodari e così via. Quindi, assessore, questo progetto è utile per le scuole? Quindi utile per le scuole, abbiamo fatto sì che fosse utile per i cittadini, sì, attraverso chiaramente un contratto che ogni privato cittadino liberamente potrà fare o meno e deciderà. Però è utile per le scuole perché diamo la possibilità a regime, e poi sarà competenza dei dirigenti scolastici di attivare i dovuti contratti, di avere una velocità di connessione notevolmente superiore e quindi offrire un servizio migliore agli utenti stessi, che sono i ragazzi. Assessore, dei tanti progetti importanti che sono sul tavolo del comune di Casa Giove, quello che può dare un risvolto positivo alla cittadinanza di Casa Giove è la famosa problematica della variante ANAS. Ora, dall'inizio del progetto, che è il 2008, a che punto siamo, assessore? Se l'iter burocratico è fermo, ci sono stati dei risvolti positivi? Ci può raccontare un po' di questa situazione? Allora, qui la cosa è complessa e va detto un po' tanta verità che secondo me è mancata. Il progetto parte con l'approvazione del progetto preliminare nel 2008, quindi l'amministrazione nel 2008 approva un progetto preliminare. Io ho portato un po' l'elenco della, sì, procedura. Poi una delibera di giunta del 2010, quindi dopo 2 anni, viene approvato il progetto definitivo. Nel 2011 abbiamo avuto una sorta di protocollo d'intesa tra il Comune e l'ANAS, che in pratica lo svincolo della variante è competenza ed onere dell'ANAS, cioè i lavori li farà l'ANAS e li pagherà l'ANAS, non solo, pagherà anche le somme per l'esproprio. Questo è stato fatto d'accordo in illo tempore. L'approvazione del progetto definitivo esecutivo, quindi stiamo parlando che se non partiamo con l'esecutivo non puoi realizzare opere, risale a maggio 2012, quindi valutiamo bene che sono passati 4 anni solo per approvare i progetti, dal 2008 arriviamo al 2012.
Io sono subentrato assessore a fine gennaio, inizio febbraio 2013. La mia eredità è stata quella di avere di interfacciato con ANAS, con l'ingegnere progettista dell'opera, in cui l'ANAS ancora non aveva reperito i fondi per poter avviare partire l'opera. Quindi, e ho letto qualche testimonianza sotto elezioni, come si fanno queste cose, per cui dopo pochi mesi sarebbero iniziate le opere. Siamo nel 2015, ancora non si è iniziato, quindi vuol dire che sono passati 4 anni. A che punto stiamo in questa fase qua? Allora, in questi 2 anni cosa abbiamo fatto? Ci siamo confrontati settimanalmente con la società ANAS, con il capo compartimento, ho avuto vari incontri con loro, loro finalmente sono andati in gara, quindi hanno assegnato, quindi hanno appaltato l'opera, quindi loro hanno già la ditta e avevamo l'onere di proseguire tutta la procedura di esproprio. Ci siamo interfacciati con tutti i proprietari, con il 90% dei proprietari ci siamo accordati, quindi abbiamo avuto la cessione bonaria, si definisce così tecnicamente, dei suoli, e l'abbiamo trasmessi all'ANAS. Quindi l'ANAS oggi, con un verbale che abbiamo fatto, e ve lo dico subito. Sì. Allora, 30 gennaio 2015, ecco, il responsabile del procedimento, Giovanni Rapinò, e il sottoscritto, siamo andati sui luoghi e poi abbiamo sottoscritto la presa di possesso, per cui abbiamo trasmesso questi verbali all'ANAS. Quindi l'ANAS oggi è nelle condizioni di poter iniziare le opere per quanto riguarda le cosiddette interferenze, quindi telecom, tutti questi aspetti qua. Manca una sola particella, ci sono degli ostacoli che vanno superati perché probabilmente, anzi sicuramente, c'è un maggiore esproprio e stiamo in trattativa per chiudere anche quest'altro aspetto. Nella sostanza però, diciamo, i problemi maggiori, quindi gli ostacoli, quelli più evidenti, sono stati totalmente eliminati. Diciamo, sono stati superati. Sono stati sostanzialmente superati. Ho avuto un incontro con ANAS la settimana scorsa, anche loro poi hanno meccanismi tortuosi per cui il responsabile del procedimento loro e il direttore dei lavori non sono più le persone che ho incontrato in questi 2 anni, li hanno cambiati, e incontro in settimana di 2 giorni che hanno avuto l'incarico per poter definire le ultime cose. Assessore, io vedevo una lettera del comune di Casaggiove al prefetto, ci può parlare di questa lettera? Allora, entra il prefetto perché? Perché è chiaro che vi siano interessi sovracomunali ad effettuare tale tipologia di opera. Stiamo parlando di uno svincolo che collega la variante ANAS Cava-Mandaloni tramite lo svincolo di Casaggiove al casello autostradale. Quindi parliamo di un'opera che avrà poi un riscontro notevole. È chiaro, quindi c'è un interesse del prefetto, ma l'interesse del prefetto è dovuto anche a Casaggiove, purtroppo ne è piena, di denunce anonime fatte da non si sa chi, che interessa probabilmente a bloccare la procedura più che a sollecitarla, così come si evince. E questo cosa ha comportato? Ha comportato chiaramente il prefetto a chiedere delucidazione all'amministrazione, al dirigente, all'assessore competente per verificare se vi siano degli interessi privati su un'opera del genere o meno. È ovvio che noi abbiamo risposto elencando un po' tutto quello che è stato fatto in questo periodo, le varie concessioni, permessi di costruire rilasciati sia nel periodo di questa amministrazione ma anche in quella della precedente amministrazione, per cui siamo stati, credo, più chiari possibile in modo tale da non lasciare fraintendimenti di qualunque tipo su tematiche. Sembra che ovviamente diciamo un solo obiettivo, che è quello di realizzare quest'opera. Sono state date tutte le spiegazioni, assessore? Siamo stati aperti a tutto, abbiamo semplicemente elencato quello che abbiamo fatto, abbiamo richiamato i vari permessi di costruire, ripeto, rilasciati anche dalla precedente amministrazione. Quindi questo è un interesse. Purtroppo Casaggiove vive di un, credo anche altri comuni, la politica in generale, obiettivi che io lo devo fare, però cerco di non farla fare ad un altro, quando invece l'obiettivo è sovracomunale, cioè l'interesse di, non solo della comunità, ma anche della provincia in questo caso qua, ma in generale l'opera pubblica interessa il cittadino di per sé. Poi che la fa il sottoscritto, la fa l'amministrazione russa o l'abbia fatta l'amministrazione Meloni, non cambia esattamente niente, è il servizio che offre che vale. Però purtroppo su certe tematiche ci si combatte in una maniera tale per cui si creano più ostacoli che aiuti. Io credo che su questa tematica qua, vista che parte nel 2008, quindi è chiaro che c'è anche la volontà della precedente amministrazione a fare un'opera, di fare questo sviluppo. E quindi è ovvio che se si riesce a fare un intervento del genere, io credo che il sindaco in prima persona, ma io sono il primo a dire un grazie a tutti quelli che hanno collaborato, quindi a partire dal 2008 ad oggi. Allora, sarebbe stato più corretto mettersi tutti insieme, maggioranza e opposizione, e dire
sollecitiamo prefetto, ANAS, vediamo in che modo, oltre a quello che è l'aspetto tecnico, di accelerare l'aspetto tecnico e l'aspetto delle procedure affinché si faccia questa determinata opera. Questo potrebbe essere un obiettivo comune della politica con la P maiuscola. Assessore, un'ultima domanda. Ma è stato fatto questo? Se è stato fatto questa cosa di far capire alla politica che questo progetto è importante? E non è che è stato fatto, cioè io credo che la politica debba capire da solo che questo è un progetto. Io credo che chi amministra la cosa pubblica, eletto dai cittadini, debba capire qual è una priorità rispetto all'ordinario. L'ordinario va fatto perché è chiaro che va aiutato il cittadino comune che ha un'esigenza anche privata. Però se hai un obiettivo attraverso un'opera pubblica, un piano urbanistico, parlo delle mie competenze, è ovvio che quando quell'interesse riguarda la collettività, credo che ci si debba aprire ai cittadini ma anche all'opposizione su certe cose che possono essere condivise. Non credo che sia stata recepita questa cosa, perché credo che si continui a battere e a controribattere su tematiche che poi alla fine non portano riscontro. Cioè se questa cosa qua la affossiamo, perché c'è volontà di affossarla, alla fine il vantaggio qua è nullo. Probabilmente diranno gli ingegneri che faccio una capace, la storia ci sta bene, va bene, mi assumono le mie responsabilità, ma alla fine i cittadini singolo non ce l'ha ed è quello che resta. Ho capito. L'ingegnere traccia passa. Quindi quello è l'obiettivo che vorrei far passare, però molte volte poi si tende sempre a fare muro contro muro. Allora, noi ringraziamo l'assessore Antonio Terraccia per questo primo appuntamento che sarà settimanalmente. E assessore, un saluto ai cittadini di Casaggiove e ai nostri lettori e lettrici di Casaggiove. Allora, volevo ringraziare di Casaggiove perché mi ha dato l'opportunità, come sempre, in modo molto molto ampio, di poter dire non solo quello che pensa, ma quello che uno sta facendo, in modo tale che riesce a rendicontare e dire ai cittadini: guarda, io sto realizzando determinate cose. Visto che poi fin quando uno non vede, un po' come San Tommaso, non tocchi, non ti rendi conto, e le opere pubbliche purtroppo hanno bisogno di tempo per poter fare. Io sono da 2 anni, sembrano tanti, ma vi posso assicurare che da assessore alle opere pubbliche 2 anni sono il minimo indispensabile per poter dare risposta al territorio. Quindi ringrazio voi, ringrazio i cittadini che ci seguono e sono tanti che sopportano ad ascoltare molte cose, alcune cose sono tecniche. E spero di esservi utile e dire quello che uno sta realizzando sul territorio. Noi ringraziamo l'assessore Antonio Terraccia e ci auguriamo che tutti questi progetti siano realizzati. Per Vivi Casaggiove è tutto.